Buongiorno amici da Torresini Alberto. Questo è un video breve che spiega in maniera schematica la causa intentata contro la Ionis e i 2.400 euro per la carriera che vengono chiamati a conto sugli acquisti. Tale acconto sarebbe stato chiesto dagli sviluppatori o dai professionisti del settore per raggiungere velocemente il primo livello e per rompere la famosa barriera del grafico che hanno illustrato fino in quel momento. In rete circolano da qualche giorno articoli dove si può leggere che la Ionis, oltre a essere stata multata dall'autorità garante della concorrenza e del mercato, ora è anche al centro di una causa che è stata intentata dai consumatori, si scoprirà poi che sono ben veramente pochi, e patrocinati dallo studio 3A e che vogliono e chiedono la restituzione degli acconti versati, i famosi 2.400. Allora, andiamo a analizzare un punto. Allora, se sono consumatori, di certo non possono aver versato quella cifra. Se pensate che questo sia un punto importante, o sia po anzi sia poco importante, scusate, vi sbagliate di grosso. Perché? Perché prima di fare quel versamento, certamente bisogna essere merchant. Ma prima di essere merchant, bisogna fare un corso presso uno sviluppatore abilitato, e diventare agente SME. Ma prima di fare questo corso bisogna essere marketer. Prima di essere marketer bisogna aver fatto un mini corso ed un mini esame. Ma prima di tutto bisogna essere Lyconet e quindi non consumatori. Quindi facendo il percorso giusto, consumatori, si diventa Lyconet. Da Lyconet si diventa marketer attraverso un mini corso e un mini esame. Fatto questo, si fa un corso presso un agente SME abilitato, uno sviluppatore abilitato, e si diventa merchant. A quel punto si può anche eventualmente pensare di pagare quei 2.400. Ok? Ma torniamo al nostro punto. I 2.400 servono sia come deposito per gli acquisti, sia per comprare, abbiamo detto, fisicamente il primo livello o primo traguardo come premium marketer. Vi ripeto che questo livello non si compra, ma si deve guadagnare e vi do due validi motivi per il quale non necessita di comprarlo. Il primo, perché non serve a nulla se partite da zero. Quindi, se siete consumatori e avete fatto comunque tutti i vari step per diventare merchant, okay? Ma siete zero, cioè non avete nessun collaboratore, è inutile pagare quel livello, anche perché dopo un mese ripartireste comunque da zero. Quindi sarebbe la vittoria di Pirro, con tutto rispetto. Se invece avete una buona squadra, per almeno diciamo 100 collaboratori tra diciamo, collaboratori diretti ed indiretti, siete comunque già nella buona strada. Non dico che siete a metà, ma comunque nella buona strada. E quindi ecco un altro buon motivo per non pagare quei 2.400. Ma ammesso e concesso che abbiate fatto questo versamento, questi soldi rimangono vostri, questi depositi rimangono vostri, solo che non li potete certamente recuperare, ma certamente solo spendere. Grazie per l'attenzione, per qualunque informazione rimango a vostra disposizione. Grazie.